Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del Ticino, che apriamo con l'atletica. Siamo andati a trovare, lo abbiamo fatto col collega Luca Galeotti e col collega Abramo Rossi, Idea Pieroni. Dopo il titolo tricolore juniores di Ancona, Idea sta preparando gli altri appuntamenti, anche imminenti, del 2020. È un momento davvero speciale quello che sta vivendo l'atleta filecchiese Idea Pieroni della Virtus Lucca. Appena entrata nella categoria juniores è diventata la quarta under 20 di sempre, al coperto con il recente 1,87 di Udine, raggiungendo in un sol colpo il record personale, il minimo per i mondiali under 20 di Nairobi, il record toscano juniores. Una settimana fa ha poi conquistato ad Ancona il titolo italiano indoor di categoria. Idea, incontrata in questi giorni in allenamento agli impianti di atletica del Campone di Fornaci sotto la guida di Vinicio Bertoli, è molto soddisfatta del risultato ottenuto ad Ancona. Allora, sono stata molto contenta, ho avuto un po' di amarezza per quell'1,88, però comunque ho ancora molte gare da fare, ancora 2 o 3, quindi spero che questo 1,88 arrivi. Ad Udine, come già detto, solo qualche giorno prima Idea era già salita a ragguardevoli 1,87, il suo record personale. Ma dove vuole arrivare adesso? Quest'anno il mio obiettivo, allora, io per le indoor vorrei fare almeno 88, visto che ho visto che agli italiani che ce la potevo fare. E a queste, diciamo, outdoor, con le outdoor, non lo so, a Nairobi. Mi piacerebbe il podio, cioè prima arrivare in finale e poi il podio se ce la faccio, visto che diciamo che è 2 anni, che il primo anno a Győr arrivai quarta e l'anno scorso a Boras arrivai ottava, però comunque con gente anche 2 anni più grande di me, quindi spero in questo. Ora comunque per lei è già tempo di prepararsi per un altro importante palcoscenico internazionale. Sarà infatti presto in Bielorussia. Mi hanno detto gli italiani che probabilmente mi portano, visto la prestazione, e quindi speriamo bene, comunque è una bella esperienza perché ci sono anche altre nazioni di tutta Europa e anche nel mondo, quindi speriamo bene. Quella in Bielorussia è un incontro internazionale Under 20 Indoor in programma martedì 25 e mercoledì 26 febbraio a Minsk. In programma nella capitale 12 specialità individuali maschili e altrettanti femminili, con un atleta per ogni squadra. In effetti possiamo confermare che proprio poche ore fa è giunta la comunicazione ufficiale della convocazione di Idea Pieroni per questo meeting, incontro internazionale indoor under 20 di Minsk in Bielorussia il 25 e il 26. Ancora lo sport con il tennis femminile. Jessica Pieri era impegnata negli ottavi di finale del torneo di Grenoble, 25.000 dollari. La 22enne tennista lucchese è stata però battuta negli ottavi di finale dalla francese Amandine Esse. Jessica ha giocato una buonissima partita, ma la Esse ha avuto la meglio sempre al tie-break 7-6-7-6. Brutta prestazione invece, siamo al basket per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di promozione, sconfitta in casa dal Basket Carrara Legends 35-74. Quella che vediamo invece è la foto dell'Under 16 della Polisportiva Capannori, la Vera Vision. Nel campionato Under 16 ha rimontato il Cefa Castelnuovo vincendo 64-63 al supplementare. Infine, sempre per la Polisportiva Capannori settore basket, segnaliamo la sconfitta nell'Under 13 della Gabrielli Viaggi che perde 51-76 contro il Montale. Ed è stata una serata veramente una sorta di caporetto, di disfatta per il CGC Viareggio nel campionato di hockey su pista a Follonica. Sconfitta al Capannino di Follonica per 7-0 da parte dei 100 giovani calciatori nel posticipo del campionato alla 20ª giornata. Bianconeri che ritrovavano in panchina Francesco Dolce, ma non in pista Nando Montigel, che scontava la terza delle 3 giornate di squalifica. Il gol dei padroni di casa al 12:37 per l'1-0 porta la firma di Davide Banini, ma nell'azione precedente Selva costringeva il portiere Menichetti ad una paratona. Sul contropiede è arrivato il vantaggio dei locali, che poi raddoppiano al 2 minuti e 30 dalla conclusione del primo tempo con Marco Pagnini, ma anche in questo caso in precedenza c'era stato un palo di Selva, centro giovani sfortunatissimo anche in questa occasione. Nella ripresa ancora Selva che va vicinissimo al gol del 2-1, colpisce il palo al 13esimo e anche qua sugli sviluppi arriva la rete del 3-0 da ancora di Davide Banini.
Pellegrini, 16° gol per il giocatore maremmano. Al 12:30 è Marco Pagnini che riesce anche con la pizzico di fortuna a veder carambolare la pallina sulla schiena di un giocatore bianconero e segna il gol del 4-0. Il 5-0 arriva ancora con Marco Pagnini a 11:01, ma in questo caso la difesa via Regina era davvero distratta. Al 9:16 c'è un blu per Danna, va al tiro diretto, cancella e con un alza e schiaccia realizza il 6-0 per la formazione dell'ex Enrico Mariotti. Mister Francesco Dolce manda in pista anche Niccolò Puccinelli, più tardi anche il giovanissimo Matteo Cardella, 16 anni. Arriva a 3:49 dalla conclusione del match il gol del 7-0 che chiude definitivamente i conti. Chiudiamo con le arti marziali, grande successo al Palatagliate per i campionati regionali di kickboxing, bravissimi gli atleti della scuderia Profight e Fitness di Lucca del maestro Cristiano Lenzi. Nel dettaglio annotiamo i successi di Asia Fiaschi nei meno 50 kg, Francesca Vitrano meno 45, Daniela Ghezzi meno 60 e Roberto Lazzari più 80 kg. Infine una parentesi per la premiazione di Francesco Cosmi, uno dei più forti fighter toscani, premiato da quello che è il suo stesso maestro, eccolo qua, ovvero Cristiano Lenzi. Complimenti ai ragazzi lucchesi. Bene, è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte del TG Noi.